Ti preghiamo, Giuseppe, custode del silenzio, uomo giusto e fedele, capace di fidarti. Aiutaci a sentire Gesù vicino a noi, come tu lo sentisti nel grembo della madre. Il sì del tuo amore, obbediente a Dio Padre, sia pure il nostro sì di pace e di perdono. Lo sguardo della fede ti vela a noi vicino, compagno nel lavoro, fratello universale. Fa che noi siamo padri, seguendo il tuo esempio, figli come fu Cristo, di Dio e di Maria. A Dio Padre sia gloria, al Figlio Gesù Cristo, allo Spirito Santo, nei secoli per sempre. E così siamo arrivati al 18 marzo, è la vigilia della festa di San Giuseppe. E il tema della novena di oggi è quel riferimento a Gesù. Stava loro sottomessa, stava loro sottomesso. Il nostro artista Carnevale, ecco, ci ha raffigurato e immaginato questo quadretto familiare di Gesù insieme con Maria e Giuseppe, intenti ognuno al proprio lavoro, e Gesù discepolo di San Giuseppe, ecco, con un attrezzo di lavoro in mano. L'Evangelista Luca ci dice: quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Meditiamo. Se Gerusalemme è il luogo della teofania, in cui Gesù dice di sì al Padre suo, in perfetta intimità e reciprocità, Nazareth è il luogo dell'abbassamento nella sottomissione al quotidiano familiare, in cui Gesù dice sì a tutte le realtà esistenti tra gli uomini. Una sottomissione il cui frutto è la crescita. Gesù, infatti, sottomesso ai genitori nel contesto della vita comunitaria di un piccolo villaggio, cresceva, sviluppandosi nel fisico, forte di carattere, saggio e sapiente. L'esperienza cristiana è dunque fondamentalmente un fatto di sottomissione che si concretizza nell'obbedienza alla parola di Dio, ove obbedire significa ascoltare la voce ponendosi sotto, una sottomissione percepita come vento di liberazione feconda. Come la terra, infatti, produce il suo frutto non rifiutandosi all'acqua e al sole, così la creatura che obbedisce alla parola è dischiusa ai frutti dello Spirito. Da questa sottomissione, intessuta di fatica quotidiana, si scava uno spazio per la grazia che modella mente e cuore, un itinerario di crescita che percorre Gesù e, come Lui, ciascuno di noi. Ecco perché la nostra disponibilità a Dio esige obbedienza agli uomini nella reciprocità dell'ascolto e della ricerca di un bene più grande che avvolge tutti e ciascuno. Chiediamoci: Gesù, con la sua sottomissione a Maria e a Giuseppe, riconosce il valore della famiglia come luogo dei rapporti umani fondamentali, ordinati alla crescita della persona.
Credo nella via della reciproca obbedienza come accoglienza feconda della volontà di Dio, oppure mi gestisco da me e basta? Impegniamoci. Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. Onora tuo padre e tua madre, e questo è il primo comandamento associato a una promessa, perché tu sia felice e goda di una vita lunga sopra la terra. E voi, padri, non inasprite i vostri figli, ma allevateli nell'educazione e nella disciplina del Signore. Preghiamo. Dal Salmo 127. Ecco, eredità del Signore sono i figli e suo ricompensa il frutto del grembo. Come frecce in mano a un guerriero sono i figli avuti in giovinezza. Beato l'uomo che ne ha piena la faretra. Non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici. Thank you.